Siamo felicissimi della risposta della gente. Con queste parole il direttore artistico del Festival della Legalità Collegamenti di Canicattì, Simone Luglio, sabato sera, ultima giornata della manifestazione, ha tracciato il bilancio di quella che è stata un'edizione di grandi consensi. E siamo giunti alla fine del Festival Collegamenti 2021, siamo felicissimi, felicissimi del successo della gente, di quanto ci ha seguito, di quanto ha provato a entrare anche in overbooking. Siamo veramente super felici, ringraziamo tutti, ringraziamo chi ha permesso questo. Bilancio assolutamente positivo anche per il sindaco Ettore Di Ventura e per l'assessore comunale Angelo Cuva. Il festival si è concluso all'insegna della riflessione, cercando di seminare la voglia del giusto e del riscatto di una terra, di un popolo che negli ultimi decenni ha dimostrato di volersi opporre a Cosa Nostra, a testimoniare che si può sempre scegliere nonostante si cresca in mezzo a cose terribili. È stato il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Gaetano Paci, originario di Canicattì, che ha dialogato con gli alunni della scuola media del posto Giovanni Verga e con il giornalista Alan Scifo. Io sono cresciuto assieme a ragazzi di questa città che poi hanno preso strade diametralmente opposte alle mie. Alle scuole elementari ero compagno di banco di un ragazzo che poi entrò nella stilla e fu ucciso, ha raccontato Paci. Il fratello del mio compagno di banco, ha continuato, è stato uno dei componenti del comando che il 25 settembre dell'88 andò a sparare a Nino Saetta e al figlio. Ma giocavo anche a pallone, ha aggiunto Gaetano Paci, con uno di coloro che composero il comando che andarono ad uccidere proprio Rosario Livatino. Il procuratore aggiunto di Reggio Calabria, dopo aver lanciato quello che è stato un messaggio di speranza, ha naturalmente trattato anche il tema cardine dell'incontro: che fine ha fatto la magistratura. Se noi oggi possiamo documentare i gravi fenomeni di malcostume, di immoralità, di illegalità che anche all'interno di certi settori della magistratura si sono formati, lo si deve proprio all'azione della magistratura, che ha saputo fare sempre un'opera di bonifica e di pulizia al proprio interno, come forse non tutte le altre istituzioni dello Stato sono state in grado di fare. E quindi è vero che ci sono state delle situazioni, ci sono ancora oggi delle situazioni che hanno creato grave delegittimazione alla credibilità della magistratura come potere dello Stato, ma io credo che i cittadini, tutti i cittadini, debbano poter guardare con fiducia all'azione della magistratura proprio perché questo è stato fatto grazie all'azione di tanti altri magistrati, che non si chiamano Palamara, che non si chiamano Ferri, che non si chiamano come i tanti che l'hanno disonorata e che, proseguendo nel solco dei tanti che invece l'hanno onorata, come Livatino, come Saetta, fanno il loro lavoro in silenzio, non cercano applausi corali da parte dell'opinione pubblica o la ricerca facile del consenso mediatico e danno proprio un senso all'idea costituzionale che la magistratura sia un potere che tutela i diritti delle persone ed in particolar modo delle persone più deboli. Spazio è stato dato anche a momenti di svago con Dance Me to the End of the World, una performance di danza e di emozioni con il concerto della cantante catanese Rita Botto, che è stata accompagnata da Alexandra Dimitrova, Carlo Cattaneo e Giuseppe Finocchiaro. La Ford Fiesta Amaranto del giudice Rosario Angelo Livatino, che ha attirato l'attenzione di gente d'ogni età e non soltanto della provincia, è tornata nel garage di Angelo Terrana. Il pensionato di 91 anni e mezzo l'aveva affidata fiduciariamente al capitano Luigi Pacifico, che guida la compagnia dei carabinieri di Canicattì, affinché per la prima volta dall'omicidio del giudice Beato venisse esposta in pubblico.